Cari amici, non si dica che noi non abbiamo uno spirito religioso, solo che noi ci rivolgiamo sempre a religiosità primordiali, primigenie e assolutamente più valide di queste pseudo religioni che in questi ultimi secoli ci vogliono imporre a maggior ragione, e lo dimostreremo in maniera inoppugnabile proprio oggi con questi video che noi facciamo, e che anche Orazio dirà la sua da questo punto di vista, perché era molto evidente l'operazione che da parte del cattolicesimo e dei suoi epigenetici personaggi stanno cercando di fare il cosiddetto gioco delle tre carte, scambiare le carte in modo tale che loro, come casta sacerdotale, restino sempre ai vertici di un'altra religione. Questa è una vecchia strategia dei gesuiti che è già stata messa in pratica circa 200 anni fa. Siccome noi tutto cambi perché nulla cambia. Deve cambiare, perché nulla. Questa è una tipica frase gesuitica, ancorché detta da un personaggio il cui, la cui struttura sociale, e qui ci si riferisce ovviamente alla di Lampedusa, al Tommasi di Lampedusa, il quale Tommasi. Tommasi, certo, non Tommasi, Tommasi, sì, di Lampedusa, il cui romanzo è rimasto di importanza com'è? Secolare. Ci rivedremo a Filippo. Esattamente, come diceva. A Filippi? Sì, però la battuta "ci rivedremo a Filippo" è una battuta che... Del grande comico. Il grande Guareschi ha messo nella bocca di Peppone. Sì, appunto, un grande scrittore comico. Sì. Neanche comico, ironico. Va. Allora, come dicevo, noi siamo sempre stati fedeli, come sapete, al grande Io Priapo, che qui veneriamo ufficialmente. Poi vi diremo tante altre cose, anche in relazione a certe strane, stranissime interconnessioni tra un ministro della malavita. Chiamavano Giolitti il ministro della malavita. È vero. Ma è una cosa da non credere. Beh, ma questi è il successore di Giolitti questo. No, ma Giolitti gestiva la malavita per affari suoi. Questo è un malavitoso, questa è una cosa diversa. Oh, denunciami, capito? Angeli, mi puoi anche denunciare. Comunque, vi dicevo, io sono fedele a certe divinità, voi lo sapete, soprattutto le femmine sanno che io sono fedele a certe fedeli, ma non perché... non perché mi piace quelle divinità lì, ma perché mi immedesimo io con quelle divinità. E dopo faremo vedere una intervista molto importante in cui un grande endocrinologo sta facendo delle ricerche e vede che i giovani di oggi hanno un pene più piccolo. E dopo lo diremo perché è molto importante. Però lui non fa altro che confermare nelle sue ricerche quello che noi sapevamo sempre e che era espresso fin da quando eravamo ragazzini con queste due posizioni. Gli uomini lunghi hanno il pene piccolo e gli uomini corti hanno il pene lungo. E allora, detto questo, guardate chi vi faccio vedere. Questa sì è una grande divinità. Questo voi direte... Fracasso da vedere. Sì, sì. No, no, è una grande divinità egiziaca, eccola qui, capito? Voi direte, ma che è Tutankhamon? No, è Tutankhazon, eccolo qui. Cari amici, tutti per voi, ed amiche, questo è per voi un simbolo di grande divinità. Sollazzo. Di grande divinità. Se voi volete chiedere informazioni, soprattutto queste verginelle, no? Verginelle, no? Ecco. Non trascendere. No, verginelle, io sai che penso sempre, nei miei sogni vedo sempre Rosy Bindi, in atteggiamento di preghiera, no, vestita ieri, tutta di ieri bianco. Mi hai detto un'altra cosa, però. Dice, che ti ho detto? Che avevi le mani in due toppe diverse. Ah sì, questo nel sogno, una volta tanto mi sono apparse le due toppe. Figure non propriamente maschili, alle quali ovviamente con vostro permesso mi dilettavo di vellicare certe parti del corpo. Allora questo, cari amici, è Tutankhazon. Detto questo, entriamo in un argomento che a me è sempre interessato. Voi, come voi sapete, io ho sempre sostenuto essere il cristianesimo il prodotto diretto
del pensiero di Seneca. E a tutt'oggi c'è ancora chi mi contesta, ma come Gesù Cristo, così buono, così santo, così Dio, così unico, salito al cielo e quant'altro. Ma guardate che cosa è uscito fuori, perché questo me lo dicono loro, cari amici, me lo dicono loro, eccolo qua, e vi dico Osservatore Romano, l'Osservatore Romano, quindi più organo ufficiale della Chiesa Cattolica. Esattamente, ufficialissimo, quanto mai ufficiale, organo soprattutto. E vi dico anche il numero, così, sabato 13 maggio 2017, ieri l'altro oserei dire. L'articolo è questo, e ve lo voglio leggere per intero, perché per me è di una importanza stratosferica. I preti mi hanno dato ragione. Beh, oramai non potevano più confutare, che vuoi confutare? Vabbè, andare a dire, io ricordo che una delle prime volte che ho esternato questa mia ipotesi, sarà stata una trentina d'anni fa, quando parlando con un amico, mi pare negli spogliatoi di una squadra sportiva dove io giocavo, e gli dissi, ho scoperto chi è veramente Gesù Cristo. Dicevo, chi è? È Seneca. Gesù Cristo è la trasposizione teatrale, mitica di Seneca. Seneca bifronte, vi faccio vedere di nuovo, eccolo qui, mi danno ragione anche i preti. Leggiamo questo formidabile articolo. Il saggio annovera se stesso fra i beni conquistati per grazia altrui e vive come ceduto in prestito a se stesso e pronto a restituirsi senza rammarico al creditore che ne facesse richiesta. Basterebbe sostituire saggio con cristiano e creditore con creatore per configurare il versetto di un Vangelo apocrifo o di una pseudolettera apostolica. Tale è l'afflato sapienziale che aleggia su questa sententia. Si tratta in realtà di un passo del dialogo De Tranquillitate Animi, imperniato sul conflitto tra vita contemplativa e impegno civile, che il filosofo... Ma riprende il pensiero di Orazio? No, assolutamente, questo è un pensiero puro neoplatonico, o per meglio dire... Io ci vedo anche qualcosa d'Orazio. Stoico, un pensiero stoico, io ci vedo di chiara anche qualcosa... origine stoica. Beh, ma Orazio, a parte il fatto che Orazio l'abbiamo qui presente, lui è... è Orazio Rinato, è stato un grande poeta, esaltatore della romanità, e su certi atteggiamenti io ci vedrei più che un filosofo, un esistenzialista, è una condizione esistenziale quella che Orazio andava cercando, anche in conseguenza, tanto lui che Ovidio, tutti e due, in conseguenza di vicissitudini da loro passate, vicissitudini similari a quella di Seneca, anzi Seneca è andato ben oltre, ma proseguiamo. De Tranquillitate Animi, imperniato sul conflitto tra vita contemplativa e impegno civile, che il filosofo, scrittore poliedrico e uomo politico di origine iberica, Lucio Anneo Seneca, compose nel momento in cui il dispotismo folle e sanguinario del suo ex discepolo Nerone lo indusse a ritirarsi a vita appartata, abbandonando lo strategico quanto spinoso ruolo di primo consigliere dell'imperatore. Ora, attenzione, queste connotazioni... C'è del vero e c'è del falso. No, lui è primo consigliere, lui è stato primo consigliere dell'imperatore. Ma l'elemento importante... E noi parleremo poi, se non lo diciamo oggi, lo diremo un'altra volta, in relazione al ruolo e la funzione del mito di Tanaquilla, come la mescolanza tra il mito, le credenze, le posizioni sociali assunte, il fatto che Seneca fosse un uomo pubblico, lo puoi traslare tranquillamente su un Gesù Cristo che comunque è stato un uomo pubblico. Hai capito? Quindi
siamo sempre lì. No, è l'azione, c'è una similitudine, l'azione mitica che rappresenta il concetto filosofico, il concetto filosofico. Certamente, ed è lì che bisogna sempre andare a trovare la connistanza fra la realtà storica e il fatto e la mitologia. Mitologico. È il mito, ecco. È il mito che intride la storia dell'antichità, dell'antichità prisca, ma anche della realtà di oggi. La realtà di oggi è fatta solo di miti inventati, mainstream. Di mainstream mediatico. Esatto, dove il mainstream dice esattamente il contrario di quello che avviene sistematicamente. L'abbiamo già detto più di una volta, continueremo a dirlo in futuro, con le prove alla mano. Già vi ho detto che tratterò di nuovo anche dell'importantissimo libro di Franco Bandini, dedicato alla morte dei fratelli Rosselli, perché l'intrigo che ha portato alla morte dei fratelli Rosselli nulla ha che invidiare agli intrighi che costituiscono la vita politica e sociale di oggi, nella contemporaneità, in Europa e nel mondo intero. Dopo aver infatti temperato con la sua guida l'assolutismo imperiale, orientandolo verso una conciliazione con l'autorità del Senato, si era visto costretto a destreggiarsi suo malgrado in un contesto di crescenti intrighi, congiure di palazzo e delitti. Di perle oracolari estratte dalle ostriche di uno stoicismo e di una disciplina etica, mai così affini alla morale e alla spiritualità. Nel doppio senso della parola, sì. Ostricon. Sì. E di una disciplina etica mai così affini alla morale e alla spiritualità cristiane. Ma se lo dicono loro che affine alla spiritualità cristiana. Ma Seneca è vissuto in un'epoca, sicuramente storicamente, in un momento storico in cui si dice si è vissuto anche Gesù Cristo. Gli anni sono questi, ma il cristianesimo quando nasce? Nasce 300 anni dopo. Quindi che significa? Che se questa è l'etica vicina al cristianesimo, è il cristianesimo che ne deriva. E non è che Seneca dice qualcosa per avvicinarci al cristianesimo che non esisteva, che è esistito solo sulla falsa riga del pensiero aspetta. Di Seneca. Abbiamo detto in altre occasioni che il pensiero, nonostante che sia il concetto dogmatico della verità rivelata attraverso le scritture sacre o attraverso la mediazione del principe della Chiesa, comunque non sono state rimaste inalterate per 16 secoli, quindi dal IV secolo fino ad oggi, ma hanno avuto un crescendo continuo di, esaltazioni o riduzioni o condanne, ipotesi che prima non erano eresie che poi sono diventate eresie e quindi perseguibili, perseguitabili, e quindi tutto quello che era la dottrina del terzo quarto secolo non ha niente a che vedere con la dottrina attuale, capiamolo bene. Oltretutto. Però dobbiamo sempre dire che essendo la etica stoica, soprattutto quell'etica neo-platonica che è quella che ha espresso Seneca, e questa etica è sicuramente alla base di tutta l'etica cristiana quando questa si è consolidata, cioè durante quei 300 anni che vanno da Seneca a Costantino. Anche dopo. Agostino, qui chi no, vuole? Fra Agostino e Costantino. Vabbè, Semplicissimo. Al primo papa. Allora, vedete che cosa scrivono qui. Qui siamo semplicemente all'inizio dell'articolo. Di perle oracolari estratte dalle ostriche di uno stoicismo e di una disciplina etica mai così affini alla morale e alla spiritualità cristiana, è costellata gran parte della rigogliosa, sfaccettata produzione senecana.
si considerano per esempio i seguenti brani prelevati da quell'autentico capolavoro che è la raccolta delle 124 lettere a Lucilio, e qui citati secondo la traduzione di Giuseppe Monti, Burr, Rizzoli, 1994. Raccogliti in te stesso per quanto puoi. Recede in te ipse quantum potes. Speculare all'agostiniano in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. C'è una piccola differenza, che l'amico Seneca muore nel 65 d.C. e Agostino muore nel 431, se non vado errato, d.C., cioè esattamente 300 e passa anni dopo. Quindi chi è prima? Agostino, padre della Chiesa, costruttore dell'etica cristiana, o Seneca, che è nato 300 anni prima? Lasciamo stare Cirillo. No, diciamo pure Cirillo. Diciamolo, perché un padre della Chiesa così infame era difficile andarlo a trovare. Pensate che non c'è niente di mirabile eccetto l'anima. A qual fine ti fai un amico? Per avere una persona per cui io possa morire, che io possa seguire nell'esilio e salvare dalla morte a prezzo di qualunque sacrificio. Ma più chiaro di così. Ricordiamolo che non è, come dicono loro, anche qui c'è sempre la toccatina mistificatoria, vicino alla morale cristiana, no, alla morale cristiana che è stata costruita sulla morale di Seneca. L'amore, per sua natura, trascurando tutti gli altri interessi, accende nei cuori una brama di bellezza, coesistenza di verum, bonum et pulcrum, ma questo è puro platonismo. Il bene coincide col bello e l'immagine del bello è sempre immagine del bene. Se noi vediamo le infinite sfaccettature, immagini di Gesù Cristo, vediamo che in nessuna di esse c'è un brutto. È sempre un uomo bellissimo. Perché un uomo bellissimo? Perché deve essere perché un uomo bello? Perché nel bello è anche il giusto. Poteva essere Gesù Cristo, divinità per eccellenza del cristianesimo, un brutto, un deforme? È assolutamente impossibile. Quindi è una espressione plastica, diciamo così, oddio, iconica. Io ho visto delle icone di Gesù Cristo del terzo quarto secolo che è veramente brutto, col muso lungo. No, per noi. E lì era l'incapacità del pittore di rappresentare il bello. Rappresentare. Allora, noi dobbiamo andare... No, era per fare il pelo e il contropelo. Sì, sì, d'accordo, però comunque non fa da paragone. Allora, anche il Mandilion, che adesso insistono a dire che il Mandilion era in realtà la sacra sindone, dicessero quello che vogliono. Il Mandilion non è certo una meraviglia di faccia, tant'è vero che per lungo tempo è stato scambiato anche per il demonio, quindi no, diciamo che nel momento in cui un autore, un pittore, uno scultore pensano Gesù Cristo, pensano una forma platonica. Bella per natura, laddove nell'accezione è chiaramente cattolica, il bello coincide col buono. Sappi che sarai libero da ogni passione quando giungerai al punto di pregare Dio solo per chiedere ciò che puoi chiedere pubblicamente. Oh, ma questo è molto più profondo della preghiera che questi ci hanno voluto insegnare. È molto più profondo. Significa mettersi alla luce del sole. Mettersi alla luce del sole e dire tu puoi pregare Dio e la tua preghiera ha significato solo se non chiedi nulla per te. Ma questo è Seneca, ma molto oltre a questo cristianesimo elaborato nei secoli. L'attuale proprio no. Noi per quello non ne parliamo proprio. L'attuale non è più un cristianesimo, come dicevo, delle origini. Non c'è niente a che spartire questo cristianesimo capitalista consumista. Dove abbiamo una struttura chiaramente da casta sacerdotale, chiaramente esclusivamente dogmatica, contro la quale personaggi come l'attuale cosiddetto Papa si muovono e saltando come una pulce
da atteggiamenti neopositivisti a atteggiamenti razionalisti, globalisti, esistenzialisti e quant'altro, che col cristianesimo, a dire la verità, ben poco c'è. Vivi con gli uomini come se Dio ti vedesse. Parla con Dio come se gli uomini ti udissero. La filosofia ci insegnerà a seguire... Ti devi mettere nudo davanti all'opinione pubblica e a Dio. Esattamente. Nudo, senza difese, senza nessuna ostacolo. Laddove la componente umana degli uomini che ti osservano è ugualmente importante. Tu non puoi mentire agli uomini e pregare Dio per gli affaracci tuoi. La filosofia ci insegnerà a seguire la volontà di Dio e a sopportare i capricci del caso. Questo è stoicismo puro. Com'è immediato constatare, tutte le citazioni di questa microantologia traggono la loro fascinazione para-evangelica. Ma quale para-evangelica? I Vangeli sono venuti 300 anni dopo. Para-evangelica, da uno stile incisivo e aforistico che si mette al servizio di una sapienza intrinsecamente religiosa. Certo. La sapienza, quella è la religione, non la liturgia, è l'essenza delle motivazioni, sapienza, del misticismo, la sapienza della devozione verso gli altri, che è religione. La sapienza religiosa dei cristiani deriva direttamente dal pensiero di Seneca, no? Non si scappa, per la contraddizione che non consente. Seneca è venuto prima, Seneca è stato letto, straletto e riletto da tutti i pensatori che venivano di tre dopo, secoli, e beh, potevano i cristiani farne a meno? Più in generale, il pensiero di Seneca, questo lo dice un prete, il pensiero di Seneca abbraccia numerosi temi, principi, valori che presentano chiare consonanze con il verbo di Cristo. Ma quali chiare consonanze? Allora, è il verbo di Cristo che vedo il 300 Seneca anni. È esistito e ci sono documenti, c'è la storiografia, c'è la bibliografia, c'è la documentazione archivistica. C'è la documentazione storica. Storica. Di Gesù Cristo, che cazzo c'è? Appunto, c'è i Vangeli. Sì, ma i Vangeli parlano di un Dio non chissà quale. Che quando parla, uno generico. Sì, è un Dio che quando parla, parla comunque come se fosse Seneca, perché parla con le parole di Seneca. L'intuizione di una divina provvidenza che regge le sorti del mondo, la prassi del quotidiano esame di coscienza, il senso di una fratellanza universale che, in controtendenza rispetto alla rigida struttura della società romana, include gli umili, gli infelici e persino gli schiavi, trattati con solidale umanità, oltre a nutrire un ecologico rispetto della natura, la salvaguardia della libertà interiore contro l'aggressione della realtà esterna, l'elogio della mitezza e della clemenza, il precetto della sobrietà in antitesi al lusso, all'opulenza, alla dissolutezza dei ceti facoltosi, l'apologia del matrimonio testimoniata da un tenero rapporto con la moglie Paolina, il concetto della gioia raggiungibile solo con l'esercizio strenuo e coerente della virtù suprema ideale dello Stoa. Questo è il supremo ideale dello stoicismo, da cui loro non possono dire, non possono menare il campo all'aria che non ci sia derivato il cristianesimo. Questo è il cristianesimo, nelle sue manifestazioni migliori. Il resto è niente, è nulla, è zero. A partire da queste premesse, non è difficile comprendere come sia zampillata la leggenda di uno scambio epistolare, attenzione, tra Seneca e San Paolo, in effetti presente a Roma dal 61 fino al martirio. Un carteggio articolato in un corpus di 14 lettere, 8 attribuite al filosofo e 6 all'apostolo, che tuttavia sono il prodotto apocrifo di un anonimo falsario del terzo o quarto secolo. Allora, anche questo ripete esattamente quello che ho sempre detto. Tu lo ricorderai, i nostri amici lo ricorderanno. Talmente tanto era il fabbisogno di sganciare Cristo o comunque eredi di Cristo da Seneca, che sono stati costretti a inventarsi un epistolario tra San Paolo e Seneca. E qui lo conferma. Io l'ho sempre detto, l'ho intuito,
ho letto l'epistolario e ho capito perfettamente che è un falso. Questi lo dicono i preti, è un falso del terzo e del quarto secolo. Ma dovevano creare le basi su cui basare tutta una serie di concetti che altrimenti non avrebbero saputo da dove derivare. Esattamente, esattamente. Si sono inventati un certo Gesù Cristo, hanno cercato un compromesso col giudaismo e con l'ebraismo inventando che Gesù Cristo è nato in Palestina, però non hanno potuto negare che questo messaggio urtava sostanzialmente infatti, col principio fondamentale del giudaismo, cioè, perché nel mito Cristo muore ucciso dai sacerdoti. Certo. Chi erano i sacerdoti? I rabbini. E chi erano i rabbini? Gli interpreti assoluti del pensiero giudaico. Dio. Certo, di Dio e del giudaico. Certo. C'è il nostro amico Alessandro De Angelis che dice che Gesù Cristo sia un personaggio che è vissuto a Roma, era romano. Può anche darsi. Perché è molto più giustificabile e condivisibile una cosa del genere, teorizzarla, diciamo, un mito di qualcuno che sia esistito al centro della civiltà di allora, piuttosto che in un paese, diciamo, periferico come allora. Ma certamente, se pensiamo che Plotino è vissuto a Roma, e Plotino sarebbe stato l'antitesi, diciamo, del Cristo, basta pensare questo, è Porfirio stesso, anzi, quello che scrive Porfirio viene definito il Vangelo di un pagano, ma siamo se Epitteto stesso. Allora siamo sempre nell'ottica di un pensiero etico che fa perno su alcuni elementi essenziali che sono poi il neoplatonismo, nel quale ci mettiamo dentro di sicuro anche il pitagorismo. Che poi l'impero era in una fase nascente anche all'epoca, in quel momento lì che c'era Seneca e tutti gli altri, Ottaviano e compagnia bella, era il momento nascente, quindi il momento in cui ferveva e ribolliva l'intelletto, la formulazione filosofica, la tecnologia. La nascita di una struttura etico, filosofico e politica che sarebbe durata qualche secoluccio. Certo. Ma proprio su queste basi. Su questa corrispondenza fittizia, e questo è chiaro, lo dicono loro, come pure sulla successiva, oscillante parabola della fortuna di Seneca attraverso i secoli, il Seneca Noster di San Girolamo, riecheggiato dal Seneca morale di Dante, contrasta con la disistima di Sant'Agostino. Ora, Sant'Agostino potrà Lo sappiamo essere... Sant'Agostino chi era. Ma sì, vabbè, ma comunque sia, Sant'Agostino... Era uno che oscillava molto. È morto nel 430. Appunto, oscillava molto come tendenza ideologica. Allora, il rapporto... Cioè, la sua biografia è chiara, passa da momenti di paganesimo, e poi gradualmente con, diciamo, la sua perfezionamento ideologico, morale, che poi arriva a diventare appunto il più platonico tra i creatori del cristianesimo. Certo. Ma è morto nel 430, Seneca è morto nel 65, diciamo che è morto esattamente 360 anni prima di Agostino, come se noi oggi potessimo dire che noi creiamo una impostazione di Keplero, parlassimo di Keplero. Sì, esattamente. Come noi dicessimo, siamo noi che abbiamo fatto la grande rivoluzione cosmogonica, capito? Ricopiando Keplero, che non è cazzo, no? Che poi si dice per la legge di Keplero, cazzo in culo, piace al clero. Bisogna ricordarsi queste cose. Si sofferma in un panoramico epilogo Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Milano, Mondadori, 2016, pagine 318, euro 28. Docente presso il Dipartimento di Studi Classici della Pennsylvania University. Ora noi abbiamo, per fortuna, qualcosa di interessante. Noi siamo stati sempre contro l'americanismo. Ma l'americanismo non coincide con le università
americane, che sono veramente libere. Quelle qualificate. Sì, sì, che sono sempre università libere. Quella, la cosa bella, cosa che non sono le università italiane, che sono completamente asservite. Le università americane, intanto, chiamano fior di intellettuali, i quali sono liberi, i quali agiscono liberamente. Io conosco solo professori che operano nell'università con la grande, con la massima libertà, cosa che non avviene nell'università italiana, dove fa carriera soltanto chi è più servile, chi è più leccaculi. Allora è importantissimo che questa sia stata una professoressa, o che sia una professoressa della University of Pennsylvania. La studiosa si innesta sul tronco della fiorente tradizione storiografica di matrice anglosassone. Lo sai perché la Pennsylvania si chiama Pennsylvania? Da penna. Ah, lo sai, bravo. Vuoi che non lo so. Ah, vabbè, la gente non lo sa. Ah, ma che cazzo... Da penna, penna, andatevelo a leggere. Tiene comunque presente il modello del Senecal di Pierre Grimal, 1978, ma si discosta dalla rigorosa scientificità dello storico e latinista francese. Come si chiamava Penn di nome? William. William Penn, stavo per dire Guglielmo. E t'ho letto, t'avevo letto. L'approccio lo storico e latinista francese per adottare, pur senza sconti qualitativi, un approccio più divulgativo, in bilico tra il registro saggistico e quello narrativo. Un duplice taglio assecondato dalla scorrevole traduzione di Carl Lazzari. All'asse cronologico biografico, tracciato come mainstream e ritmato sui flussi e riflussi della carriera pubblica, Wilson intreccia sulla base delle sicure o presumibili date di composizione i fili della sintesi contenutistica e dello scandaglio critico relativi alle opere maturate in sincronia con le tappe del pericolo esistenziale. Attinge con con discernimento alle antiche fonti storiche, il tendenzioso Dione Cassio, Svetonio e soprattutto il Tacito degli Annales, per lo più attendibile. Dagli scritti di Seneca riesce a enucleare qualche significativo accenno autobiografico e mette a profitto i più recenti sviluppi della ricerca accademica, peraltro quasi esclusivamente di area britannico-statunitense, con qualche svantaggio per il lettore italiano in sede di bibliografia. Quale profilo emerge dalla documentata ricognizione di Emily Wilson? È in sostanza, con solo poche osservazioni originali, quello ormai consolidato dai moderni studi di cultura classica, e cioè il ritratto non privo di ombre di una figura controversa. Da un lato un pensatore lucido e profondo, uno scrittore eclettico, autore di dialoghi e trattati filosofici ricchi di affondi etici, teologici e finemente psicologici, eloquenti fino dai titoli De ira, De brevitate vite, De constantia sapientis, De vita beata, De tranquillitate anime, De ozio, De providentia, De clemencia, De beneficis, oltre a tre consolaciones. Gli epistolari, di epistolari e di un'opera scientifica su temi geografici e atmosferici, naturales quaestiones. Questa è molto interessante perché ricordo che sono qualche anno fa ebbi notizia che certi particolari edizioni universitarie che fanno riferimento all'università, mi pare, di Firenze o della Toscana, avevano ripubblicato queste opere essenziali, a mio avviso essenziali, di Seneca. Seneca è un grande geografo perché scrive di geografia. Allora, la cosa importante, uno potrebbe dire che scrive di geografia. Che cazzo ne sa della geografia? È come noi, come qualora noi dicessimo che Verna ha scritto, no, di cose peraltro inventate, Oceania. Ma che no,
sì, la conquista della Luna. Lo so, dalla Terra alla Luna, 20.000 leghe sotto i mari. Esattamente, eccetera. Che sono opere di pura fantasia, ma talmente concrete. No, tecniche, conoscenze tecniche. Talmente concrete, che è la stessa cosa qui. Un uomo come lui, che è un filosofo, un moralista, inventore del cristianesimo. Non è l'unico filosofo che parlava di geografia. No, ma fuori discussione. Sto semplicemente dicendo che un filosofo che filosofeggia sulla geografia, Aristotele, significa che la geografia è un atto mentale di grande importanza, e non far studiare la geografia, come stanno facendo questi, significa eliminare dal bagaglio mentale, dalla costruzione mentale degli studenti. Le giuste dimensioni all'interno del contesto è quello che non voglio. Tu operi. Esatto, è quello che non voglio. No, è bello quello di ieri che diceva che Fatima era stata conquistata da Maometto. Sì. È troppo bello. E gli aveva messo il nome della figlia. Sì, appunto. Allora, porca miseria, ragazzi, ce ne vuole. Allora noi metteremo a lui il nome di Fantasio. Dall'altro, sul versante teatrale, il creatore di 9 tragedie, tra cui Hercules, Furens, Medea, Faedra, Edipus e Tiestes. Io ebbi il piacere di vedere il Tieste, fatto da un grande, anzianissimo attore italiano, e mi lasciò completamente interdetto, perché la storia di Tieste è quanto di più tragico ci possa essere nell'umanità, perché uccidono i figli di Tieste e glieli fanno mangiare. Quindi diciamo che, e dopo glielo dicono ovviamente al buon Tieste. Allora, da super suicidio proprio. Super suicidio. Allora, vedi bene come anche il mito di Tieste è questo, quindi non è questo il problema. Il problema è quindi che l'episodio di Dante è una replica. Esattamente. Ma Dante è tutta classicità, è tutta Seneca. Tanti l'hanno citato qui più di una volta. Ma il fatto che questo Seneca senta il bisogno di fare un dramma dedicato a Tieste significa che si trovava in una temperie politica in cui cercava di comunicare una frase continuativa a chi comandava. Guardate che stai attento che succede. Esattamente, questo. Vi faranno mangiare i vostri figli. Nel siglo d'oro in Spagna, quando la Spagna era il centro dell'universo, e quando la letteratura spagnola era il centro dell'universo, esattamente, e soprattutto quando la Sacra Inquisizione era al centro della Spagna. Esattamente. E quindi fatto una bellissima associazione di idee. Hanno dovuto fare una. Però aveva una critica intrinseca, ricordiamoci sempre che il Don Chisciotte è la critica intrinseca a quella situazione sull'orlo della decadenza. Medea, questo elemento mi fa pensare un'altra cosa. Intanto Medea, noi ne abbiamo parlato in relazione a Teseo, intanto. E quindi Medea è un elemento essenziale della mitologia. Ma l'altra cosa che poi volevo sottolineare, Hercules Furens, forse ne parleremo questa sera, ma in ogni caso ne parleremo in relazione al mito matriarcale dell'origine dei popoli e delle città, in cui la madre che crea la città, che dà inizio a una civiltà, è sempre stata amante di Ercole. Questo è un elemento essenziale che esce fuori in maniera chiarissima. Dava il protettorato a un semidio, no? Che quindi teneva cara la sua città e quindi la difendeva. Sì, c'è anche di più, perché Ercole è il principio maschile. È il principio maschile che contamina la femmina. Protegge e ripara dalle insidie dall'esterno. Sì, capito? Sì. Ma comunque ne rientreremo anche su questo argomento. Edipo sappiamo chi è. Tieste l'abbiamo detto. E Fedra, che da questo punto di vista marginale. Intrise di pathos esasperato, gusto del macabro, enfasi declamatoria, dove trapela sotto la superficie del moralismo pedagogico una latente carica di violenza. No, non è una latente carica di violenza. Apparente. Sì, reale. Se vivevi in un mondo dove dovevi stare attento che c'erano personaggi come Nerone, se mi permetti,
è l'altro che apparenza. Vabbè, Nerone lo sappiamo che non era esattamente quello che la storia comunque sì, era uno che descrive. Quando si incazzava ah si certo incazzava. Non era tenero come nessuno degli imperatori dell'epoca. Non è che ma Caligola fosse meglio nemmeno, o Tiberio fosse meglio nemmeno dopo ecco. Nemmeno Marco Aurelio, anche Marco Aurelio che passa per un grande pensatore, filosofo, sì, grande filosofo storico, eccetera. Ed è precisamente in questa ispirazione drammaturgica che si intravede la seconda facies di Seneca, Bifronte, un personaggio dalle sconcertanti ambiguità, incoerenze e contraddizioni. Un intellettuale vissuto. Un uomo vero, direi. Esattamente. La rappresentazione dell'uomo. Ma in quella contemperie lì, ma scherzerei. Allora, se avesse vissuto, magari esule, che ne so, in Attica, come tanti altri, no? O nel Peloponneso, per dirne uno. Quella isolotto. In un isolotto. Santorini. Nessuno avrebbe detto niente, nessuno gli avrebbe rotto le scatole. Fermo restando che questa gente qui, se comunque rompeva la scatola, li andavano a cercare anche lì, Scappavano e l'ammazzavano mentre scappavano. Esattamente. Ricordiamoci l'episodio, no? Ricordiamoci di Cicerone. E Cicerone, appunto, stava lì che scappava tornano via. Molta che a voi, vieni qua. Ma cosa stai andando? Multa. Un intellettuale vissuto all'insegna dei paradossi che si sforza di rendere le sue concezioni teoriche compatibili non solo con gli atti talora spregiudicati e impietosi di un impegno pubblico di enorme responsabilità, ma anche con una relativa compromissione mondana e soprattutto con il possesso di un ingente patrimonio accumulato sia per talento affaristico sia grazie alla munificenza di Claudio e Nerone, dovendo così scendere a patti imbarazzanti con la propria coscienza. Questo è Seneca. Uomo. E per quanto riguarda le ricchezze, non è che il papato può dire qualcosa appunto. Quindi Seneca sicuramente ha dovuto trovare dei compromessi col suo intrinseco pensiero, ma non credo che il papato e i papi abbiano mai pensato di avere dei compromessi. Questi sono delinquenti puri senza nessuna remora morale. Certo. Dopodiché, cari amici, nel onorare la grandissima divinità, care amiche, ecco qui, noi siamo sacerdoti di questa grande divinità egiziaca. Ecco. E qui c'è la scritta, poi di questa... Scrivilo bene, fallo vedere dietro, se riesci a farlo vedere. Allora, qui la Gazza. Ladra. Ladra, qua c'è il coso dove si batte l'incudine. L'incudine. Qua c'è la dove viene battuta l'anima. Certo, qua la croce, come si chiama? La croce egiziaca. Egiziaca. Da cui è derivata la croce cristiana. Il serpente della sapienza. Tant'è vero che ci sono moltissimi cristiani di derivazione francescana che utilizzano questa croce. E poi il serpente della sapienza. Il triangolo che rappresenta il potere. Il triangolo rappresenta anche l'ermetismo. Ah, certo, anche, certo. Ma comunque la semplificazione è quella naturale, soprattutto. Cari amiche, vi invito a fare una meditazione. Tale era l'anerchia. Sì, è tabù. L'anerchia, sì. Altrimenti detto in mille epiteti diversi, ma ci piace chiamarla anerchia, perché è nerbo, si dice, il nerbo. Nerchia d'Egitto, eccolo qua. Bene. Chi dice Tutankhamon, chi dice Tutankhasso. Made in Cina. I cinesi se ne intendono. Bene, chiudiamo qua. I cinesi, cari amici, se ne intendono. E noi sempre con questo salutiamo il sole calante.